Ancora interventi a seguito dell'arresto di Domenico Quaranta, 49 anni di Favara, in Bianchino, già arrestato nel 2002 e poi condannato a 16 anni di reclusione per gli attentati terroristici alla metropolitana di Milano e alla Valle dei Templi. E Francesco Geraci, 47 anni, anche lui di Favara, incensurato responsabile del raid vandalico a danno della Marna Bianca della Scala dei Turchi a Real Monte. Ascoltiamo il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, Marco La Rovere. Un'azione criminale e un'azione scellerata che ha visto una pronta risposta, un enorme sforzo investigativo e una pronta risposta da parte dell'arma. Due soggetti, due criminali che con coscienza e volontà hanno deturpato uno dei beni paesaggistici più importanti del nostro territorio e lo hanno fatto con uno scopo ben preciso, quello di denigrare questa terra, quello di contrastare l'impegno che Agrigento sta mettendo a rialzarsi, a ripartire, a garantire ai turisti uno spazio di serenità, uno spazio di bellezza. Lo hanno fatto con quest'animo ed è quindi stato necessario e importante colpire con determinatezza e assicurare alla giustizia i responsabili. Un soggetto che si è reso protagonista di episodi simili in passato, anche di una tentata strage, quindi di reati molto forti per i quali è stato sempre stato sotto oggetto di attenzione, soprattutto da parte dei militari di Favara. In questo caso si è reso responsabile dell'ennesimo deturpamento insieme a un'altra persona. Le indagini sono state comunque serrate perché più che un gesto vandalico noi lo riteniamo una sfida alle istituzioni e a tutto il territorio della provincia di Agrigento. Nel giro di 48 ore abbiamo acquisito circa 50 impianti di videosorveglianza che vanno dalla Scala dei Turchi, da Real Monte, Porto Empedocle, fino ad arrivare alle abitazioni dei due soggetti. Intere nottate ad analizzare queste immagini, fino a ieri sera, nel quale abbiamo fatto delle perquisizioni e trovato degli elementi che possono essere compatibili con le responsabilità che sono in capo a questi due soggetti. Mi riferisco a dei vestiti sporchi di polvere rossa, quindi di ossido di ferro, e lo stesso mezzo utilizzato che viene ripreso dalle immagini di videosorveglianza presenta numerose macchie rosse che adesso verranno repertate, analizzate e trasmesse al RIS per la comparazione di quanto trovato sulla Scala dei Turchi. Uno dei due ha fornito delle indicazioni, possiamo dire, inconfutabili che dimostravano la loro presenza la sera tra venerdì e sabato, nelle vicinanze della Scala dei Turchi, anzi proprio in prossimità del sito. Quindi, è un valore in più, un valore aggiunto che dimostra la responsabilità dei due. La Procura di Agrigento sta esaminando tutti gli elementi che sono stati raccolti dall'arma, dagli investigatori dell'arma, e proprio per cercare di dare una risposta quanto più efficace all'azione criminale di due soggetti, ma di uno in particolare che non è nuovo a questo tipo di efferati crimini.